mercoledì 15 aprile dell'ottava di Pasqua. Chiediamo allo Spirito di aiutarci ad accogliere la parola che il Signore ci rivolge in questo giorno. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme, non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò, sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto.» Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture?» Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Questi discepoli di Emmaus assomigliano proprio a tutti noi. Hanno ricevuto un annuncio, attestato addirittura da angeli, ma non sanno se è vero, non sanno come posizionarlo nella loro vita. Dicono che sia risorto e che la tomba è vuota, ma noi non sappiamo se sia veramente così. Assomigliano a noi
perché lungo la via discutono tra loro, cioè esprimono amarezza e, pur essendo compagni di viaggio, non riescono a essere in profonda comunione, in trasparenza, in pienezza di vita tra di loro. Il Signore Gesù da una parte fa una catechesi biblica su ciò che lo riguarda, dall'altra entra nel loro quotidiano più semplice, che è la cena, invitato. Quando i discepoli lo riconoscono, riconoscono due segni. Da una parte il pane spezzato, e in quel segno eucaristico lo riconoscono. Dall'altra riconoscono che il loro cuore è tornato a battere, è tornato a farsi sentire, a bruciare. Sono tutte e due miracoli, due segni. Chiediamo questo allo Spirito Santo, di non essere troppo lontani dal nostro cuore per non capire quando ha smesso di bruciare e di saper riconoscere quando la parola di Dio lo infiamma e ridona speranza e gioia. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio.